Ecco, come dicevo, guardiamo il contributo sull'innovazione tecnologica come motore dello sviluppo industriale italiano. I due casi, ripeto, intervista a Gianluca Rana, amministratore delegato del pastificio Rana, e intervista a Vincenzo Russi, presidente di Enovia. Due casi molto diversi, un'industria tradizionale che sfrutta la tecnologia per crescere del 15% l'anno negli ultimi 20 anni, e l'altra invece che sfrutta lo studio e le ricerche universitarie per creare imprese. Prego la regia di mandare in onda i filmati. Siamo venuti a San Giovanni Lupartotto per intervistare Gianluca Rana all'interno della Casa dell'Innovazione, che è il cuore di questa azienda che oggi è mondiale. Credo che la nostra distanza sia più di 3 metri, quindi possiamo toglierci le mascherine. Grazie di questa opportunità, Gianluca. Grazie a voi. Cominciamo a eliminare un dubbio. Molti miei colleghi mi hanno chiesto perché non abbiamo inserito questa intervista nell'alimentare, che è una delle sezioni del nostro festival. Come mai la tecnologia, l'innovazione, lo sviluppo prodotto sono al centro della crescita della Rana? Ma per poterlo raccontare dobbiamo andare indietro di circa 15 anni, quando l'azienda iniziava a crescere ad un tasso veramente molto importante e l'ha collocata in una condizione nella quale non riuscivamo più a trovare la tecnologia sufficiente ad accompagnare questa crescita. A un certo punto abbiamo dovuto scegliere se rispettare il ritmo che i nostri fornitori davano all'innovazione o se avessimo avuto noi la forza e le capacità di autoprodurci e sviluppare questa tecnologia. A distanza di 15 anni l'azienda Rana sviluppa per l'80% tecnologie proprietarie. La crescita nel frattempo ha continuato, 15% tasso annuo in medio composto negli ultimi 10 anni, un numero che normalmente nell'alimentare non si conosce, ma che soprattutto ha spinto tutti noi a cambiare completamente pelle, diventando produttori di tecnologia, tant'è che abbiamo oggi un dipartimento di engineering che sviluppa le nuove applicazioni, sviluppa le macchine e applica queste tecnologie, uscendo dal nostro perimetro originario. Siamo oggi nella condizione addirittura di vendere queste tecnologie all'esterno dell'azienda, perché abbiamo un surplus di idee rispetto a quelle che sono le possibilità che in questo momento abbiamo di utilizzarle. È un grande vantaggio competitivo che ci portiamo a casa e che sta diventando per noi caratterizzante dei successi di qua e di là dell'oceano, come negli Stati Uniti sta accadendo. Dunque, ingegneria di processo e tecnologia di prodotto sono al centro, ma come si fa a servire consumatori così lontani come giapponesi o sudamericani in termini di profili di gusto se fosse soltanto l'efficienza il centro dello sviluppo dell'azienda? Bisogna affrontare ogni paese con grande rispetto, essere molto umili, perché pur forti della nostra tradizione, della nostra cultura e delle mani delle nostre nonne, noi andiamo nel mondo e non siamo a casa nostra. Quindi dobbiamo capire e comprendere attentamente quelli che sono i bisogni di ogni paese, e per poterlo fare noi andiamo nei paesi, stiamo nei paesi, assumiamo manager dei singoli paesi e con loro sviluppiamo l'idea di mercato che loro, solo loro, conoscono. Questo genere di avvicinamento è un grande potenziatore di idee, perché trovare un mercato con esigenze diverse immediatamente fortifica e fertilizza tutte le idee dell'azienda, portando un'idea da un paese all'altro, sviluppando tecnologie di volta in volta migliorative, portando lo sviluppo tecnologico sempre ad un livello più avanzato. Oggi noi non riconosciamo più quello che abbiamo fatto 15 anni fa, perché lo abbiamo trasformato in meglio. Quindi mettersi in gioco, sviluppare nuove tecnologie, essere obbligati dalla competizione, dal mercato, dalla sfida, ha raffinato la capacità di tutti noi di pensare ad un progetto che non è solo alimentare, ma è di mercato, è di tecnologia, ma soprattutto di talenti. La necessità di poter aggregare talenti all'interno dell'azienda è diventata questa la vera sfida. Oggi abbiamo un profondo bisogno di risorse umane, di qualità, perché sono quelle che fanno veramente la differenza. Tutto questo accumulo di competenza,
e di know-how e di tecnologia è quello che vi ha permesso di conquistare il mercato americano in un tempo brevissimo? L'America è una storia fantastica. È iniziata, si può dire, con un manipolo di eroi. Cinque persone che si sono trasferite, tra le quali io stesso, per 4 anni, anzi 5 a dire la verità, mantenendo un presidio assoluto su quelle che erano le esigenze di quel mercato, cercando di comprenderlo, analizzando giorno dopo giorno i bisogni. Alla fine abbiamo costruito uno stabilimento esattamente nella forma e nelle condizioni necessarie per servire quel mercato. Una grandissima cucina che è partita per fare pasta, ma in realtà oggi produce più di 50 prodotti diversi in 10 categorie distinte, dai sughi ai piatti pronti, realizzando un sogno che altrimenti non sarebbe stato possibile se avessimo pensato a questa idea solamente e esclusivamente dal nostro paese. Solo rimanendo nel luogo, solo conoscendo le necessità di quel mercato, abbiamo aperto la nostra testa e soprattutto abbiamo impostato uno sviluppo e una tecnologia che ci concede oggi di essere in altri 60 paesi nel mondo. Una storia fantastica che magari possiamo anche vedere, e facciamo un piccolo viaggio, se vuoi seguirmi Luigi, in un luogo che per noi è l'esempio ed è il frigorifero del mondo, cioè dove abbiamo tutti i prodotti che in tutto il mondo noi sviluppiamo e distribuiamo. Mi sembra che la maggior parte di questi prodotti non sono presenti sul mercato italiano. Vedo tantissimi prodotti che qui non sono in vendita. Questa è la storia della nostra azienda, racchiusa in un frigorifero. È una cosa emozionante per chi l'ha vissuta, come posso essere stato io o i ragazzi che vedete qui lavorare. Ogni pack che voi vedete all'interno di questo frigorifero ha la sua storia. Perché ogni popolo, ogni paese, ogni consumatore va rispettato. Questo principio ci ha consentito, con l'ecletticità tipica di noi italiani, di realizzare un grandissimo sogno di diventare mondiali, ma senza perdere le nostre origini, di poter condividere con gli altri i nostri gusti, ma rispettando quelle che è la cultura italiana. E l'Italia è molto legata alla tradizione. Se noi pensiamo alle origini della nostra azienda, quando papà ha iniziato a produrre la pasta fresca ripiena, il numero di prodotti che avevamo sul mercato italiano era di 4. Oggi sul mercato italiano sono più di 40. Abbiamo fatto una grande evoluzione, ma siamo partiti da una tradizione molto, molto, molto limitata. Se noi guardiamo le origini di questi piatti e vediamo dove sono destinati, vediamo i 1000 paesi in cui abbiamo passato le nostre esperienze. Abbiamo l'Inghilterra, abbiamo la Germania, abbiamo la Francia, ci sono gli Stati Uniti, ci sia l'Italia ovviamente, ci sono i piatti pronti che sono nati e pensati per gli Stati Uniti e stanno diventando una realtà per tutti gli altri paesi, perché ogni sfida diventa un'opportunità ed ogni opportunità diventa un modo per soddisfare i bisogni di ogni singolo paese. Quindi è un gioco fantastico che si realizza attraverso la motivazione, quell'enfasi, quell'empatia di cui abbiamo parlato prima, ma che è figlia di tutto il lavoro che fanno questi ragazzi. L'età media all'interno di questa cucina è sotto i 30 anni. Questo lo dico perché è un grande segnale di speranza. È il messaggio vero che riusciamo a dare come azienda a tutti i nostri dipendenti, a tutti coloro che lavorano nel segno della realizzazione del loro futuro e del futuro di tutti coloro che condividono i nostri valori. Non abbiamo mai accettato di essere solamente degli esportatori del gusto, ma il nostro desiderio era quello di interpretare i bisogni di ogni singolo mercato. E la maniera migliore qual è? Quella di avere talenti. Questa è la cosa che più mi entusiasma. La cosa più bella del nostro lavoro è la ricerca di talenti giovani che possono guardare alle prospettive e al futuro della nostra impresa. Un sistema che si autogenera, che si autoalimenta e che diventa emozione e passione. Sono le due cose che noi riusciamo a mettere insieme, come una sorta di ricetta. Da un lato c'è la passione, dall'altra l'emozione per aver realizzato tutto quello che vediamo qui. Mi sembra che l'Italia sia diventata soltanto una firma, perché la parte di Italia in questa gamma è veramente minimale. Dunque, la Rana è un'azienda globalizzata. Che ruolo ha ancora l'Italia su questo?
Beh, l'Italia è la nostra anima. Noi proveniamo dalla tradizione delle nostre nonne e le abbiamo portate nel mondo. Le abbiamo portate attraverso la loro cultura, i loro abbinamenti, il savoir-faire, la sfoglia sottile, i ripieni prelibati. Oggi facciamo sughi, facciamo piatti pronti. Abbiamo inventato tecnologie, sviluppato packaging e costruito professionalità che qualche anno fa non esistevano. Questa è la vera, diciamo, risorsa della rana, che non è semplicemente quello di fare un buon prodotto che si vende, ma quello di assicurare il futuro alle persone che credono in questo progetto. Grazie. Allora, avete visto come anche uno dei settori più tradizionali dell'industria italiana può essere trascinato dalla tecnologia e quindi l'esortazione a tutti gli industriali che ci vedono, di riuscire a incorporare questa integrazione di cui abbiamo sentito parlare nel dibattito precedente, affidarsi ai centri di ricerca, saccheggiare le università alla ricerca di innovazioni pertinenti e quando ci si sarà permesso ricominciare a frequentare le fiere perché è centrale. Vediamo adesso un caso che è all'estremo opposto, un'azienda che nasce sulla logica di costruire start-up e lanciarle nel mercato e nel mondo, Enovia, con l'intervista a Vincenzo Russi. La domanda che ricevo più frequentemente è che cos'è Enovia e in particolar modo che cos'è la fabbrica di imprese. Questo termine che noi abbiamo coniato per definire Enovia ci rappresenta al meglio perché è un modello innovativo, ma probabilmente unico. Che significa? È come ogni fabbrica noi trasformiamo materia. La materia che utilizziamo come materia prima, in questo caso, è proprietà intellettuale. E la trasformazione della proprietà intellettuale nella prima parte delle nostre catene di montaggio, nella nostra fabbrica, trasforma quella che è un'idea, un brevetto, uno studio, una ricerca universitaria in un prototipo molto fisico, quindi non solo digitale, non lavoriamo esclusivamente sulle app. A partire da questa, sulla base di una valutazione indipendente fatta da un comitato per gli investimenti che ci esprime un parere sull'opportunità di trasformare questo prototipo, questa tecnologia, in una impresa, trasformiamo questa tecnologia in un'impresa e trasformiamo o incentiviamo, meglio ancora, le persone che hanno sviluppato questa idea a diventarne gli imprenditori. Questa è Enovia, è un modello di fabbrica che quindi crea l'impresa a partire dall'idea. Non è esclusivamente un'operazione di incubazione e di accelerazione dell'impresa. Che cos'è più nel dettaglio la fabbrica di imprese Enovia? Beh, prima di tutto noi operiamo in alcuni settori e abbiamo stabilito delle aree strategiche sulle quali stiamo investendo tutte le nostre risorse. Queste tre aree si chiamano Collaborative Mobility, Augmented Human e Humanized Machines. Sono tre aree chiave sulle quali si sta sviluppando oggi buona parte della tecnologia innovativa a livello internazionale e sulle quali abbiamo creduto sin dall'inizio per effetto delle nostre competenze che nascono dai settori dell'ingegneria dell'automazione e sono quei settori che sviluppano principalmente i contenuti che riguardano la sensoristica o le nuove forme di sensoristica, le attuazioni e i sistemi di controllo che oggi sono algoritmi e sempre di più algoritmi cognitivi. Come realizziamo queste trasformazioni e queste imprese all'interno delle tre aree strategiche? Le sviluppiamo con un team di persone che oggi ha raggiunto circa le 250 persone tra Enovia e le imprese o i progetti imprenditoriali che abbiamo realizzato. Sono 31 i progetti imprenditoriali ad oggi e 21 le imprese che hanno una loro realtà da un punto di vista societario. Tutto questo sforzo è stato concentrato per realizzare su queste imprese un valore che è dato dalle capacità tecnico-scientifiche di tutte le persone che operano all'interno di Enovia. Delle 250 totali, circa 150 sono all'interno di Enovia,
principalmente ingegneri, il 25% hanno un PhD, il 95% hanno una laurea magistrale. Per quanto riguarda le aree strategiche, sin dalla nascita Enovia si è concentrata sulla collaborative mobility e su questa abbiamo fatto nascere la fabbrica di imprese, per poi svilupparla sulle altre due aree strategiche. La collaborative mobility per noi significa molto di più che alcuni concetti che sono la future mobility, la shared mobility ed altro. Significa quello che appartiene e apparterrà principalmente a tutti noi per muoverci all'interno delle città o al di fuori. Significherà probabilmente veicoli leggeri e ultraleggeri connessi, con a bordo dei sistemi che sono in grado non solo di raccogliere i dati, ma di sfruttare questi dati, per garantire a tutti quanti noi un uso sicuro e efficiente dei veicoli. Per tutto questo noi abbiamo lavorato per realizzare dei prodotti e dei progetti industriali e imprenditoriali. Tra questi iRide, che realizza un sistema di ammortizzazione elettronica, anche questo primo al mondo, adottato da alcuni grandi brand, e presto lo troverete su alcune delle bici più prestigiose a livello internazionale. Ma anche, ancora di più, Blue Brake, che ha realizzato un sistema di assistenza elettronica alla frenata. Se volete possiamo chiamarlo ABS, anche se è molto di più degli ABS ai quali siamo abituati per gli autoveicoli e i motoveicoli. Ed è molto di più perché le complessità dinamiche e fisiche di un oggetto e di un veicolo come una bici, con a bordo persone che le guidano e le portano, è una complessità che nulla ha a che vedere con sistemi e veicoli di tipo tradizionale. Su questo anche abbiamo ottenuto il riconoscimento di importanti brand internazionali che hanno visto in Blue Brake la possibilità di utilizzare un sistema estremamente innovativo e capace di proporre un livello di sicurezza per quanto riguarda la frenata che non ha confronti per qualsiasi altro operatore internazionale. Per quanto riguarda l'area del humanized machines, anche qui abbiamo dato un termine che è quello più coerente a quella che è la nostra strategia di impresa e le nostre strategie da un punto di vista tecnico-scientifico nel realizzare questi prodotti e quindi le imprese. Ed è un concetto che sposa la umanizzazione delle macchine, quindi va di nuovo ben al di là della robotica, lasciatemi dire, la robotica industriale o dell'industria 4.0 o alcuni dei termini che sono della fabbrica intelligente, che oggi sono molto usati e che rappresentano degli sviluppi più importanti per le fabbriche del futuro. Noi realizziamo imprese per le humanized machines. Quest'area per noi è estremamente importante. Un esempio di questo è l'impresa Smart Robots. Smart Robots realizza un sistema robotico di tipo collaborativo, che quindi non sostituisce l'uomo, ma collabora con l'uomo. E collabora in una modalità innovativa perché aggiunge due sensi ai robot, anche ai robot industriali. E questi due sensi sono la vista e l'udito, e sulla base di questi sensi elabora tutta una serie di strategie per collaborare con il tecnico specializzato o con l'operaio. Ma non solo questo, abbiamo realizzato anche Blimp, una società che ha costruito un sistema di visione che è in grado di leggere la presenza di persone fisiche e di interpretarne alcune informazioni. Tutto questo nel rispetto della privacy, delle leggi molto severe per la privacy a livello europeo. Tant'è vero che questa tecnologia è oggi oggetto di interesse da parte anche di alcuni comuni perché sta rivelando delle informazioni estremamente importanti. Per quanto riguarda la terza area, quella che noi chiamiamo Augmented Human, se volete qui si applica la robotica, che nelle Humanized Machines era comunque una robotica industriale, e quella che diventa invece la robotica indossabile. Che significa? È quella microrobotica o quelle tecnologie, sono un mix di nuovo di tecnologie fisiche, meccaniche e digitali, che addosso a noi ci consentono di aumentare le nostre capacità.
Tutto questo svolge alcune funzioni essenziali per chi non è normodotato. Dall'altra parte può svolgere delle funzioni altrettanto importanti in condizioni in cui questa situazione si viene a creare. E qui non c'è dubbio che di nuovo la difficile situazione che stiamo tutti vivendo è un'ulteriore dimostrazione di come una tecnologia che è WeArt, ed è una tecnologia che noi abbiamo realizzato per la trasmissione del senso tattile a distanza, e quindi attraverso un semplice anello dello speaker e un semplice anello del microfono, quindi messo addosso alle due persone, quella che deve trasmettere e quella che deve ricevere, permette di trasmettere anche il senso tattile. Credo che tutti abbiamo ben chiaro qual è la potenza, ad esempio in questo momento, di poter sfruttare non solo una comunicazione digitale come quella che spesso siamo costretti a fare per i motivi che sono gli obblighi ai quali dobbiamo sottostare, ma poterla superare non solo attraverso appunto una comunicazione visiva e audio, ma anche di tipo tattile. Tutto questo naturalmente nasce anche per obiettivi di altro genere, che sono quelli ad esempio di arricchire o di costruire per alcune funzioni specifiche, ad esempio i medici a distanza, la possibilità di quindi avere un livello di medicina remotizzata molto più sofisticata e molto più precisa di quella che possiamo ottenere ovviamente da un'operazione audio e video. In questo momento riteniamo che in Italia possiamo giocare una partita internazionale, quindi qualificandoci tra i maggiori e più importanti player nel settore delle tecnologie. Per quale motivo? In Enovia abbiamo scelto come tecnologie quelle che sono il meglio della nostra cultura tecnico-scientifica accademica, delle migliori università italiane, a partire dal Politecnico di Milano, ma le tante altre che oggi fanno parte del gruppo delle università che ci affiancano. E poi fondare queste nostre competenze, che vedono le tre aree strategiche, sul tessuto industriale più nobile di questo paese, che tocca settori come la meccanica di precisione, la robotica, il veicolare. Su questi noi abbiamo fondato Enovia e le imprese che vengono generate da Enovia. Questo noi riteniamo possa diventare il modo di fare fabbrica e di fare anche molte delle fabbriche che oggi hanno un approccio più tradizionale dal punto di vista del prodotto, ma che inevitabilmente potrebbero evolvere portando a fianco ai loro prodotti più tradizionali anche dei prodotti molto evoluti con un modello di generazione dell'innovazione innovativo che è in grado di dare sostegno allo sviluppo e alla competition a livello internazionale. Bene, abbiamo concluso la prima parte sulla tecnologia e mi sento soltanto di lanciare un appello ai laboratori universitari per farsi avanti e mettersi, interconnettersi con realtà come Enovia e di riuscire a far diventare le loro idee delle imprese. Ma adesso lanciamo la seconda parte della tematica della tecnologia e dell'impatto della tecnologia sul lavoro e per questo chiedo alla regia di lanciare la sigla.